La Legalità è sempre giovane, Rosaria Capacchione e Silvia Della Monica ad Arezzo per contrastare la criminalità organizzata. Visita pastorale, l'arcivescovo Riccardo Fontana incontra i ragazzi delle scuole di San Sepolcro. Domenica 17 maggio, una colletta in tutte le parrocchie d'Italia in favore delle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto. Dal 16 maggio al 2 giugno torna Amico Museo, laboratori, visite guidate e aperture straordinarie al Museo Diocesano di Cortona e al Mudas di Arezzo. Domani l'inaugurazione del Circolo Acli di Lecchi in Chianti sarà intitolato ad Osvaldo Secciani. Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Come avete visto nei titoli, in apertura la legalità è sempre giovane, Rosaria Capacchione e Silvia della Monica ad Arezzo per contrastare la criminalità organizzata. Vediamo. Giornata conclusiva nel Palazzo della Provincia di Arezzo per il ciclo di incontri incentrati sui temi della legalità e delle infiltrazioni di criminalità organizzata in Toscana e nel territorio aretino. Il progetto La legalità è sempre giovane è stato promosso dal sindacato pensionati italiani CGL e dalla provincia e ha coinvolto gli studenti di due scuole del territorio aretino, il Liceo Economico Sociale e l'Istituto Vittoria Colonna di Arezzo. Crediamo che sia importante iniziare a parlare di questi temi anche a partire dalle scuole. Questo permette anche ai ragazzi di contestualizzare quello che apprendono. Perché, se è vero che il fenomeno mafioso è sicuramente circoscritto per quello che riguarda la provincia di Arezzo, perché non ci sono evidenze né processuali né di indagine che riguardano la mafia, ma si tratta comunque di poter imparare e comprendere quello che è uno stile di vita improntato alla legalità in ogni caso. In che modo vanno educati appunto i giovani su questi temi? Con la conoscenza, non c'è un altro modo: con la conoscenza, con la conoscenza dello, storica, ma anche di quelle che sono le ricadute poi sociali, del, anche banalizzando. Quello che sono per esempio le conseguenze sul libero mercato, sulla libertà d'impresa, sulla libertà che poi diventa anche libertà di pensiero di poter operare secondo quelle che sono le regole dettate dal codice ma anche dal vivere civile. La Toscana è una realtà preparata. È una realtà di persone assolutamente convinte che la legalità si eh, pratica tutti i giorni. La Toscana è allieva di Nino Caponnetto. Nino Caponnetto diceva si comincia col non buttare la carta per la strada e allora è importante che questo percorso non si perda mai. In Toscana sono in arrivo 560 profughi e richiedenti asilo, di cui una cinquantina destinati alla provincia di Arezzo. L'ondata di arrivi sta mettendo a dura prova il sistema di accoglienza con molti centri già pieni con l'estate alle porte, quando le condizioni meteo favoriscono lo sbarco nelle nostre coste. I nuovi arrivi, spiega Stefania Magi, responsabile della Consulta Immigrazione di Anci Toscana, saranno distribuiti nel territorio toscano in base alla densità della popolazione. Così, per esempio, ad Arezzo e Livorno i profughi saranno il 9% del totale. A Firenze ne arriveranno il 26,9%, a Pisa l'11%, utilizzando il criterio dell'accoglienza diffusa. Ovvero i migranti verranno smistati in tanti luoghi diversi e di dimensioni contenute e non in alberghi o strutture di grandi dimensioni. E veniamo adesso alla visita pastorale. L'arcivescovo Riccardo Fontana incontra i ragazzi delle scuole di San Sepolcro. L'arcivescovo Fontana in visita al Liceo Città di Piero di San Sepolcro per questa istituzione educativa un momento significativo. Sì, indubbiamente per noi è una cosa molto importante la presenza del vescovo qui all'interno della scuola, anche perché per i ragazzi fare un percorso di educazione religiosa affrontando i vari temi e anche con settori diversi mi sembra interessante. Tra l'altro il vostro istituto è di dimensioni diciamo, notevoli, ci sono diversi alunni, diverse sezioni. Il nostro istituto, che è composto dal liceo scientifico, il liceo linguistico, delle scienze applicate e un tecnico economico, ha più di mille alunni, per cui questi percorsi vengono fatti nelle varie classi, proprio per il discorso dell'educazione religiosa. Oggi ha incontrato gli studenti del liceo città di Piero di San Sepolcro in un giorno particolare, significativo, l'ha ricordato. La, la resa del nazismo e le forze alleate accolsero la dichiarazione del capo di Stato della Germania e l'avvio di una storia che eh, domani con la dichiarazione di Schumann avviò il percorso dell'Europa. Eh, abbiamo detto con i ragazzi che eh, in realtà eh, eh, cadde l'ideologia anziché la Germania. I ragazzi sono eh, critici, interessati a fare una visione. Reale intorno a sé, ecco anche di fronte a questi grandi temi: eh, il tema della libertà, il tema della democrazia e soprattutto il tema della pace, sono eh, eh, temi che sollecitano una grande attenzione, un grande, un grande riscontro. E in merito alla visita pastorale, si ricorda che domani, sabato 9 maggio alle 16, l'arcivescovo Riccardo Fontana presiederà una messa per la comunità di Santa Fiora. L'amministrazione comunale di Marciano della Chiana esprime grande soddisfazione per il finanziamento di 700.000 euro ottenuto nell'ambito dell'approvazione del piano regionale triennale e piano annuale 2015, risultando nella graduatoria alla ventitresima posizione su 526 progetti ammessi e addirittura il primo comune tra quelli della provincia di Arezzo. Il finanziamento permetterà il completamento del plesso scolastico di Marciano dove sono presenti le classi elementari e medie. Un traguardo che va a completare il percorso intrapreso da anni sull'edilizia scolastica testimoniato dall'inaugurazione nel 2011 del Polo Scolastico di Cesa e nel 2013 del plesso di Marciano con l'ampliamento e il miglioramento della struttura già esistente e la costruzione ex novo di un edificio. Domenica 17 maggio una colletta in tutte le parrocchie d'Italia in favore delle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indetto per domenica 17 maggio una colletta nazionale da tenersi in tutte le parrocchie come segno della concreta solidarietà della Chiesa a seguito del terribile terremoto che ha colpito le popolazioni del Nepal. La diocesi di Arezzo Cortone-Sansepolcro fa proprio questo appello e invita tutte le parrocchie e le associazioni a promuovere questa colletta. Dopo lo stanziamento di 3 milioni dai fondi 8 per 1000 disposto nei giorni scorsi dalla CEI, Caritas Italiana è impegnata nel sostenere il piano di Caritas Nepal. Mentre proseguono le operazioni di soccorso e la conta delle vittime, salite purtroppo a oltre 7 mila, Caritas Nepal, impegnata nella distribuzione di ripari d'urgenza e kit igienico-sanitari già dall'indomani del sisma, ha lanciato un piano di intervento organico in favore di circa 100.000 persone per i prossimi due mesi, con un costo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. In questa prima fase, il piano prevede la distribuzione di kit per alloggi temporanei, kit di generi non alimentari di prima necessità e per la potabilizzazione dell'acqua. L'intervento è rivolto alle famiglie le cui abitazioni sono andate distrutte o sono state gravemente danneggiate e si sta predisponendo la raccolta dei bisogni per la fornitura di sostegno psicosociale e per l'impostazione di un piano di ricostruzione e riattivazione socio-economica. Codice Rosa, nel 2014 sono stati 3.268 i casi registrati nei pronto soccorso delle aziende sanitarie toscane. 2.827 accessi hanno riguardato gli adulti, 2.629 maltrattamenti, 127 abusi, 71 stalking. 441 i minori, di cui per l'appunto 355 maltrattamenti, 86 abusi. Il codice rosa è un progetto della regione toscana sviluppato a seguito dell'esperienza positiva realizzata dall'ASL 9 di Grosseto, dove il codice rosa è in funzione dal 2010, rivolto alle persone che accedono alle strutture di pronto soccorso per essere curate. Uomini e donne, adulti e minori, vittime di maltrattamenti, abusi e discriminazioni sessuali. Il progetto regionale che prevede il coinvolgimento interistituzionale e delle associazioni ha preso avvio dal 2012 e si è sviluppato gradualmente fino alla completa diffusione avvenuta nel 2014 in tutte le aziende sanitarie toscane. Dal 16 maggio al 2 giugno torna amico museo, laboratori, visite guidate e aperture straordinarie al Museo diocesano di Cortona e al Mudas di Arezzo. Aria di primavera nei musei della Toscana che dal 16 maggio al 2 giugno apriranno le loro porte per accogliere grandi e piccini con visite guidate, presentazioni di opere, esposizioni straordinarie, laboratori e animazioni. E la nuova edizione di Amico Museo, l'iniziativa di valorizzazione promossa dalla Regione Toscana, alla quale aderiscono anche quest'anno il MUDAS, Museo Diocesano di Arezzo e il Museo Diocesano di Cortona. Al Mudas di Arezzo sarà possibile partecipare all'iniziativa C come colore, i messaggi del colore nell'arte e nel cibo. Attraverso una visita interattiva stimolata dalla visione di colori e dall'uso di oggetti si potrà vivere un'esperienza differente del museo. Le opere del Mudas si offriranno ai visitatori come realtà narranti, non solo per la loro storia ma per il loro primo impatto fatto di macchie di colore. Alla fine del percorso sarà poi offerto un color break senza glutine. Il percorso che dura 60 minuti è pensato soprattutto per famiglie, parrocchie e gruppi di catechismo. Al Museo Diocesano di Cortona il 17 e 23 maggio dalle 15 alle 17 si svolgerà il laboratorio ludico didattico per bambini dai 5 agli 11 anni denominato Manipolarte. Sempre nella città della Valdichiana il 23 maggio alle 10.30 si svolgerà Luca Signorelli a Cortona, un incontro speciale con il grande artista attraverso le sue opere conservate al Museo Diocesano Cortonese e in alcune delle chiese più importanti e pregevoli della città etrusca. Infine, il 16 maggio sarà possibile visitare il Museo diocesano di notte al di fuori del consueto orario. Per l'occasione è prevista un'apertura straordinaria fino alle 23 con ingresso gratuito. Scontro frontale tra due auto oggi intorno alle 13 all'altezza dell'incrocio tra Ceciliano e Stroppiello, a pochi chilometri da Arezzo. Due le persone rimaste ferite in maniera non grave e portate all'ospedale San Donato di Arezzo ingenti invece i danni provocati alle vetture. Domani l'inaugurazione del Circolo Acli di Lecchin Chianti sarà intitolato a Don Svaldo Secciani. Il circolo acli di Lecchi in Chianti sarà dedicato a Don Svaldo Secciani. La cerimonia è in programma per domani, un importante momento in ricordo di questa figura. Sì, Don Svaldo è stato un personaggio significativo soprattutto per la comunità di Lecchi in Chianti ma per tutto il Chianti e per tutta la diocesi di Arezzo, Cortone e Sansepolcro. Il Circolo di Lecchinchianti, a tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta appunto nell'agosto del 2012, ha deciso di intitolare il Circolo in memoria di questo grande sacerdote. Quindi il Circolo Acli da eh, sabato 9 maggio si chiamerà Circolo Acli Don Svaldo Secciani. Ecco, vogliamo ricordare un po' questa, questa figura così importante che ha lasciato anche un'importante testimonianza. Dosvaldo è stato senz'altro un grande personaggio, un grande testimone, è stato tanti anni appunto impegnato soprattutto nel settore della formazione degli adulti, dei giovani, e anche dei ragazzi e chi vi parla è stato un, un suo discepolo diciamo perché la mia formazione risale proprio agli incontri con Osvaldo ed è stato veramente un testimone molto molto importante e direi anche il suo grande insegnamento è stato anche nel periodo in cui lui ha avuto una, una grave malattia, un ictus ecco lui ha sopportato questa malattia per lunghi anni nella sua vita senza mai lamentarsi, senza mai recriminazioni. Questo è stato un grande insegnamento, ha lasciato veramente un grandissimo ricordo nella comunità del Chianti e soprattutto nella comunità di Lecchi, di cui è stato parroco per, per molto tempo, che infatti ha deciso di dedicargli il circolo. Don Gualtero Mazzeschi, attuale parroco di Cigiano, è stato nominato vicario episcopale della zona pastorale della Val di Chiana. Il ruolo del vicario episcopale di zona pastorale conferisce il compito di coordinare e promuovere la comune attività pastorale. Avendo la medesima potestà che spetta al Vicario Generale per la zona pastorale della Val di Chiana. A Don Gualtiero spetterà adesso convocare l'Assemblea Zonale del Clero e il Consiglio Pastorale Zonale e, in caso di assenza del Vescovo o del Vicario Generale, lo presiederà. Educazione ambientale: oggi all'ITIS di Arezzo la premiazione del progetto energicamente. Si è svolta questa mattina presso l'ITIS di Arezzo la premiazione del concorso Energicamente che rientra all'interno del progetto Festa dell'Energia. Ci può spiegare in cosa consiste il progetto? Ma noi riteniamo che ci sono alcuni valori che vadano trasmessi ai nostri giovani perché poi li diffondono e i nostri giovani sono... I cittadini del domani, sono anche del presente, ma comunque nel domani avranno ruoli importanti. In questo, attraverso questo progetto, che è diventato certamente il progetto didattico sui temi dell'ambiente e dell'energia importante dell'Italia centrale, perlomeno dell'Italia centrale, cerchiamo di trasferire in modo giocoso attraverso delle elezioni in classe che però non sono delle elezioni vere e proprie, sono dei momenti di incontro e di trasformazione di quella che è la cultura generale in tematiche di attenzione all'ambiente. Attraverso anche laboratori teatrali, attraverso dei giochi, dei concorsi rivolti alle famiglie, alle classi, cerchiamo di trasmettere una sensibilità ai temi ambientali. Alla fine del percorso, di energicamente, che è un po' durante tutto il periodo scolastico, c'è una festa finale, la festa dell'energia che facciamo in varie parti d'Italia. Uno dei luoghi è ad Arezzo. e La festa dell'energia ha due giornate, quella di oggi nella quale si premiano i partecipanti ai concorsi, addirittura per uno dei concorsi eh, il primo premio in assoluto è risultato eh, aggiudicato ad una scuola di Arezzo, ma altri premi sono stati distribuiti, quindi in questo si è dimostrato come la vicinanza fra scuola e eh, un'azienda che ha attenzione al territorio come Estra apporta dei risultati di sensibilizzazione importanti perché hanno vinto anche le famiglie. Il Parco nazionale delle foreste casentinesi sarà presente ad Expo 2015 da maggio a ottobre. Avere nel proprio territorio un parco nazionale significa avere una visibilità maggiore rispetto ad altri territori, come lo dimostra la promozione specifica che verrà attuata durante tutta la rassegna mondiale. Infatti, le immagini e le informazioni sulle bellezze e sulle eccellenze dei 23 parchi nazionali saranno proposte ogni giorno. Le finalità di un'area protetta ben si sposano con il tema dell'Expo: Nutrire il pianeta, energia per la vita, proprio per la presenza di produzioni compatibili, sostenibili e di filiera corta. Buone pratiche che ogni territorio vorrebbe prendere ad esempio. Con queste parole il Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Luca Santini annuncia la presenza del parco ad Expo all'interno dell'area ministeriale Biodiversity Park, grazie alla collaborazione con Federparchi. Bene, questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon, un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci. Musica